Mi piace la ping che ha. Guardiamo. Questa Patrizia l'è ancora in via di dirmi su peso. L'assessore alla cultura, la scuola di Anna, e altri tutti abbiamo solo che arrivi la notte, noi ci siamo stati anche perché avevo domandato, ma Allora Paolini adesso un saluto, grazie. Benvenuti, continuiamo, ecco, quel cammino che abbiamo iniziato nella casa di Dio, soprattutto per riscoprire già in questo luogo, ecco, l'importanza dello stare insieme tra fratelli. È l'occasione questa dell'inaugurazione. Ecco, do innanzitutto il mio ringraziamento a voi che avete partecipato e qui colgo l'occasione dell'onorevole Massimo Giorgetti, ecco, al quale do un ringraziamento particolare perché ricordando l'iter del cammino della richiesta di contributo dovremmo portarci nel lontano 2000, quando la regione aveva pensato allora di riconoscere che anche le parrocchie fanno attività formativa e aggregativa, diremo. Ecco, e poi con legge del 2003, la numero 3 mi pare, ecco, hanno stanziato dei contributi ai quali l'allora parroco Don Claudio, qui presente, ha preso l'occasione, lui mi ha salvato, io ho atterrato, ma la cosa si vede che è andata molto bene. Allora, quella di San Vileto è andata avanti con il 2006, in pratica ho ricevuto la risposta del consenso e del contributo di ben 145.000 euro. Che cosa vuol dire questo? Ecco, un grande interessamento, la possibilità di realizzare, mettere a norma questa casa della gioventù, centro parrocchiale, ecco, e quindi un interessamento alquanto significativo. E vorrei dire che, ecco, per il contributo sia del sindaco e Massimo Giorgetti, ecco, che abbiamo potuto realizzare quest'opera che stasera inauguriamo. Quindi di un grande ringraziamento a questo, proprio per ricordare infine come l'interessamento politico che va verso quelle necessità del cittadino, in modo particolare per l'aggregazione dello sport,
o per le varie diversità, cioè attività di assistenza, ecco, sono sempre molto riconducibili a un bene che va all'interesse proprio di tutti. Ecco, do un ringraziamento particolare, l'abbiamo fatto in chiesa, abbiamo pregato per i collaboratori del centro parrocchiale, del noi, il direttivo in modo particolare, e tutti coloro che associati cercano di mantenere questo luogo, perché abbiamo detto il luogo è cosa importante, ma il servizio qualifica il luogo. E quindi qua provo a prendere anche quell'occasione di rilanciare un invito: non temiamo di farci avanti per renderci disponibili ad organizzare, a fare qualche cosa, per stare insieme, per gustare insieme, ecco, momenti significativi della nostra vita, siano essi culturali, sportivi, ricreativi, di ogni genere e per ogni fascia di età. L'importante è sapersi unire e vivere con quel cemento che ci ha ricordato Monsignor Francisco Marcolan, che è il cemento dell'amore, che è punto di riferimento per ogni cosa. Ecco, io ti ringrazio di cuore per tutti quanti e passo la parola adesso a Massimo Giorgetti. Voglio innanzitutto ringraziare voi, la vostra comunità, perché i fondi che noi abbiamo messo a disposizione non sono miei, sono le vostre tasse, il vostro frutto del vostro lavoro, e la scelta, l'unica scelta che ha fatto la Regione, come ricordava il vostro parroco prima, è stata quella di fare una norma di legge per spendere quei soldi che voi producete, riconoscendo il ruolo sociale ed educativo degli oratori e delle strutture connesse alla parrocchia. Vorrei sintetizzare che questi sono i centri sociali che piacciono a noi e che volentieri finanziamo. Gli altri, come a Verona, li battiamo con le lustre, perché un conto è predicare l'amicizia, l'unione, la comunità, un conto è predicare. E su questo mi piace essere molto fermo. 145.000 euro sono una cifra importante, a Grazia abbiamo fatto un ponte, però che costa, costa quasi 20 milioni di euro, e giustamente il suo lavoro è quello di lamentarsi, no, scherzi a parte, invece sono molti altri gli interventi su cui noi operiamo in sinergia con le parrocchie, oltre ai centri sociali, gli oratori. C'è un grande lavoro che dobbiamo fare di manutenzione e conservazione di quello che è parte della storia di tutti noi, che sono le chiese, sono i mobili monumentali costruite nel passato, pietra su pietra, sempre dal vostro lavoro. Oggi noi cerchiamo di darvi una mano continuando a investire i frutti del vostro lavoro, perché è molto tasso di italiano, anche per dare una mano sulla ristrutturazione. La Panara, non molto tempo fa, è stata ristrutturata anche grazie all'oratorio, grazie al nostro intervento. Altri interventi sono in corso. Ripetiamo anche per il nostro di Santa Maria delle Grazie. Ecco, non è tanto sportivo, perché diciamo, ce la giochiamo. No, invece io vi ringrazio perché vi faccio i complimenti, perché solamente quando si hanno giustamente questi mastini, a cominciare dal sindaco, arrivare al parroco, che ci stanno sempre dietro, poi è anche facile raggiungere i risultati. Complimenti e accetto la sfida. Così, ecco, la invito a inaugurare. Grazie.